Un atterraggio di fortuna. L'elicottero è distrutto. L'unica speranza è trovare questa macchina volante leggendaria, i suoi pezzi seppelliti in questo deserto. Siamo in quattro, ognuno con capacità speciali. Cominciamo a muoverci e a scavare intorno a noi. Ogni volta che facciamo qualcosa, il deserto si muove, cambia forma e le sabbie ricoprono nuovamente il terreno scoperto. Il sole picchia forte e consumiamo le scorte d'acqua. Scavando troviamo attrezzature e utensili che ci facilitano l'impresa. L'archeologo riesce ad andare più a fondo e trova un indizio. L'incrocio delle linee sulla mappa, che, con il secondo indizio, ci fanno scoprire l'ubicazione di un pezzo della macchina. Ma poi arriva la tempesta e la situazione peggiora. La prossima volta il deserto sarà più feroce. Tra noi l'esploratore scava con più maestria e lo scalatore supera tratti di deserto per altri invalicabili. Il portatore d'acqua cerca di fare scorte per tutti, dai pozzi, a patto di ritrovarsi insieme quando serve. Un altro indizio, un nuovo incrocio sulla mappa. Lentamente e con grande affanno troviamo tutti i pezzi perduti, ma il deserto ci insegue e l'acqua comincia a scarseggiare. Dobbiamo arrivare tutti alla piattaforma, quella trovata qualche tempo fa, dove potremo assemblare tutti i pezzi e prendere finalmente il volo, prima che le sabbie ci seppelliscano tutti. Lo sappiamo che arriverà ancora, e la prossima sarà peggiore. La scoperta, la corsa contro il tempo e le intemperie. È decisamente palpabile la sensazione di movimento del deserto e delle sabbie che continuano a ricoprire le zone della mappa. Un gioco per tutta la famiglia. Gli eventi potranno cambiare il vostro destino e vivrete un'avventura divertente, non troppo lunga e decisamente emozionante. La collaborazione è fondamentale per mitigare il succedersi degli eventi e trovare un minimo di strategia. Sfruttare le caratteristiche del proprio personaggio, dividersi e riunirsi cercando riparo dal sole. Poche pagine, esempi di gioco e una buona scrittura. La mappa variabile, il mazzo della tempesta che cambia ogni volta. Non giocherete mai la stessa partita. Buona in generale, molto carine le miniature della macchina e delle sue parti.